Torna per il secondo anno lo studio su immigrazione e imprenditoria artigiana nella provincia di Rimini. Dal nuovo anno le statistiche di Rimini presentano una provincia a 27 comuni con i nuovi arrivi dei 7 dell'Alta Valmarecchia. Dal 1 gennaio 2009 cambia il panorama di riferimento. Il territorio passa da 535 a 863 km quadrati. La densità della popolazione scende da 566 a 372 abitanti per chilometro quadrato. La quota di residenti stranieri si mantiene costante all'8,6%. In regione è del 9,7%. Per quanto riguarda la presenza di aziende artigiane, la densità passa da 21,2 a 14 per chilometro quadrato. Questo è un progetto che è nato già l'anno scorso, nel momento in cui questo sportello, che è dedicato agli artigiani stranieri iscritti alla Confartigianato di Rimini, ha proposto un progetto di costituire un rapporto statistico sugli artigiani stranieri in provincia di Rimini. Già l'anno scorso c'è stato una conferenza stampa dove abbiamo dato conto dei dati che appunto erano stati evidenziati. Quest'anno invece abbiamo proposto alla provincia e al suo assessorato di riferimento di costituire un osservatorio permanente. La provincia ha subito risposto positivamente e la dottoressa Salvi in particolare ha elaborato i dati che abbiamo fornito noi come Confartigianato e anche Camera di Commercio. E come assessore agli osservatori statistici ho appoggiato in pieno questa iniziativa di creare questo osservatorio sull'imprenditorialità artigiana degli stranieri nella provincia di Rimini. Io credo sia uno strumento estremamente utile per elaborare strategie adeguate relativamente al fenomeno dell'immigrazione che in questi anni, da 10 anni a questa parte, ha portato a quasi decuplicare la presenza di stranieri sulla nostra provincia. Stranieri che non solo sono manodopera, ma spesso diventano loro stessi imprenditori. A Rimini abbiamo circa il 7%, poco più del 7% di imprenditori artigiani stranieri che sono titolari d'azienda, quindi è un fenomeno assolutamente interessante che attraverso questo strumento abbiamo pensato di analizzare per poi elaborare strategie adeguate di integrazione e di sviluppo armonico della comunità degli stranieri.